Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. È da un po' che non ho fatto riprese in generale, un po' per motivi miei, un po' perché la qualità era ovviamente bassa. Ho iniziato a mettere da parte soldi, ho comprato una nuova webcam, che poi è una GoPro Hero 10. Ho registrato questo video con Mattia, ovvero quello che avevate già visto durante il video a Montenero. Niente, spero vi godiate questo video. In questo video lui ovviamente non saprà dove stiamo andando. E faremo tre tappe. La prima a una sorgente d'acqua. Poi abbiamo la seconda parte a Villa Mauro Gordato. E la terza tappa sotto un ponte che attraversava direttamente sopra alla superstrada. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere il video. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno un cazzo. E poi buongiorno un cazzo perché siamo. Luglia. Che ore sono? Le 10:41. 10:41 e non dava pioggia. Siamo in un acquedotto di merda. Ok. Perché lì c'è scritto acquedotto? Siamo in questo acquedotto che si presenta con una strada sterrata che abbiamo fatto in scooter. Vabbè, ovviamente come posso scordarmi di dire che sono con Mattia? Cioè, buonasera. Buonasera. Fa freddo, troppo freddo. Fa un pochino di freddo, piove. Allora, piove, fa freddo. Siamo in mezzo a un acqua, guarda, un acquedotto. Siamo in mezzo al niente, non va un cazzo. Acquedotto. Ma poi te queste strade di dove cazzo vado qua? Vieni, andiamo. No, spiegami sta cosa. C'è l'acqua, c'è il dotto, c'è l'acquedotto. Che abbiamo avuto, vero Vale? No, a parte l'ho avuta io. C'è l'ultimo pezzo che è una bestemmia. Che piano per scendere? Oh merda. Io t'avevo avvertito. È affidabile questa? Veramente. Posso di là? Sì, passi dal cartello, aspetta, attenzione. Perché lì c'è da fare un bel salto. Sì, ma siamo su un muretto che probabilmente crollerà sotto i nostri piedi per la prima volta. Vabbè, vai. Focalo. Ma vaffanculo! Pezzi di merda! Olè. Attenzione, modifica della viabilità. Ma perché è qui? Per ora siamo nel primo punto. Vabbè, dai, agi. Della nostra camminata. Ci Questo siamo. per ora è il posto, ci siamo. Ma sono a 3,60 per Allora, qui si scende di video. Sì. Classico buco che finisce nel vuoto. Classico. Tieni, ti preoccupo. Va sfondato il lucchetto, per Dio. Dovrebbe esserci un altro pezzo più giù. No, non pomperà mai. Non c'è più acqua dentro, sai? Vabbè, è molto che non ha acqua e che non dotta, forse. Vieni, vieni. Sembrano, sai, le ossa queste lì, le foglie di Avatar, guardami che ci bevi. Ma che stronzo! Stiamo camminando esattamente su un pezzo di muro scivoloso, mattonellato, perché l'andata è stupenda, il ritorno è un po' una merda.
Cosa da non fare, ragazzi? Prima di tutto camminare sulle ossa ripide. Cosa stiamo facendo? Bravo, ma è anche abbastanza alto. Camminiamo sulle ossa ripide alte. Saranno 2 metri buoni. Puttano. No, guarda bello lì. Ecco, io di questo ponticino non mi fido. Te? E il video termina qui. No, è veramente stupendo. La vista da qui è stupenda. Altro punto, questo via è un casottino. Non aprire questa porta. Pedata verbale tra 3, 2, 1, boh! Pronto? Ciao. No, quella lì è una porta. Vabbè. Bellone, amici. Ecco qua dove ti ho portato. Ci dovrebbe essere un altro pezzo. Questa è attiva. Questa è completamente attiva. Mi ha fatto cacare addosso. Guardate, ma io sono il peggio posto. Sono qui al gatto a Valle Benedetta, un po' parole. Per Bosco, a un acquedotto con mio amico. Boh, devi stare a niente la via. Boh, dice il cignale. La vista ora è il cinghialone. La vista da qui giù non è proprio malaccio. Allora, impianto potabilizzazione cromo 6. Frate, secondo te va qui dentro? Non lo senti. Qui va, che è tutto nuovo. Siamo arrivati fino a delle case. Vabbè, torniamo direttamente agli scooter, sperando che non ce l'abbiamo fatto esplodere. Allora, ragazzacci, siamo di nuovo al punto di prima. Ora si fa la salita. La nostra avventura non di oggi, perché questa è la prima, sì. Non l'avevo ancora detto. Non sa nemmeno dove si vuole andare. E si va al secondo luogo. Eccoci ritornati. Altro giro, altra corsa, siamo in un altro luogo. Villa Mauro Gordato. E... Sì, ma falle vedere un attimo lo stile, perché... Che continuano ad andare a forse pila. Non ho notizia. Cappellini fresh. E noi siamo qui. Arrego. Eccola qua la serra. C'è la panchinetta. Si mette a sedere sulla panchinetta. Ci si guarda la villa di Mauro Gordato. Questa serie di colonne V che va veramente, veramente, veramente lontano. Che facevi le siuschi, secondo me? Sì. Siuschi? Ragazzi, aggiornamento... Non si può entrare. Anche se avrei avuto una voglia pazzesca, perché c'è anche più piani. L'unica cosa è probabilmente esploderà sotto i nostri piedi, quindi non l'ho voluto fare. Certo, perché o si sfondava qualcosa... Sì. Quindi si faceva un casino, boia, comunque... Il recinto questo qui esterno si poteva anche bypassare. Ma il problema è le entrate erano tutte sbarrate. Che non prendi un sasso, sfondi in vetro e entri. Come facevate? Ci vediamo dopo e vi spiego anche perché. Questa via è stata la seconda sorpresa, il secondo posto. E ora ce n'è un terzo. È più, diciamo, uno stimolo nostro, via. Ultimo posto da visitare, ragazzi, è strano, veramente strano. È un sottoponte. Che lì sei in autostrada e qui invece sei in questa entrata magica. Questo sottoponte. Riunione da tossicarlo, vedi? Sì, è un po' una riunione di tossici. Eccolo. Verrebbe. Boia? Non si sa, è un posto a caso che ho trovato. Esotico. Molto esotico. Ovviamente, cara mia amica Peroni da 66. Eccoci qua. Ora invece si lava dal bau. Ora ci si lava dal bau, si va ognuna a casina sua. Prima si va al bar, però si questo video non lo riprenderò, giro, ovviamente. Da 1 a 10 questa esperienza. Allora, partendo dalla prima alla terza, allora, esperienza. La prima ti sparo un 9, perché comunque è detto, però. Nei boschi così sperduti. Seconda,
Ti sparo un 7 perché non siamo entrati nella villa. Però bel posto. E questo posticino via è plutonio, però anche si becca un 5 perché è dismesso. Sì, perché è qui. Perché alla fine piove, cioè vi. Qui se viene via la sera. Non ci esci, secondo me. No, non ci esci proprio. Vabbè, e allora ci si vede alla prossima. Saluto il mio amico Mattia Scioli. Arrivederci. Arrivederlo. Spero il video vi sia piaciuto. Alla prossima.